L'Africa Chiama Onlus continua a promuovere iniziative di solidarietà come la cena di beneficenza che avete organizzato per giovedì 20 luglio. Anita, che cosa avete organizzato nello specifico? Sì, torna l'appuntamento estivo con l'associazione nell'ambito della rassegna Con l'Africa nel cuore. Quest'anno sarà una cena solidale che organizzeremo presso la cooperativa Tre Ponti. Sarà l'occasione per ritrovarci, ovviamente, stare insieme in un momento anche di festa, cenare insieme, quindi consumare dell'ottimo cibo, e per ascoltare i volontari che sono ritornati dalla loro esperienza presso i nostri centri in Africa, in particolare in Kenya, in Tanzania, e anche sentire quali sono anche le emozioni di quelli che partiranno durante l'estate. E il ricavato di questa cena a cosa sarà destinato? Il ricavato è, insieme alla lotteria solidale, che ovviamente è il fulcro anche della campagna di raccolta fondi che stiamo facendo in questo periodo, è interamente devoluta ai nostri progetti con persone con disabilità. E ovviamente in tutti i tre paesi noi abbiamo una serie di tanti progetti, ma quest'anno abbiamo voluto concentrare la raccolta fondi sui bambini con disabilità, consentendo loro accesso alle cure mediche, fisioterapiche e anche pasti. E i fondi che verranno raccolti durante la serata a chi verranno destinati? Acquistando un biglietto solidale è possibile quindi garantire supporto medico, attrezzature e anche supporto alimentare. Per tanti bambini sono centinaia i bambini che seguiamo presso i nostri centri in Kenya, Tanzania e Zambia. Entro quando sarà necessario prenotare? Allora, per meglio organizzarci, diciamo tutti di prenotarsi entro martedì 18. Vi aspettiamo giovedì alle ore 20 a Tre Ponti. C'è un altro appuntamento che precede la cena di giovedì, di che cosa si tratta? Si tratta di un appuntamento serale presso il Bastione San Gallo, in collaborazione l'Africa Chiama, insieme alla Fondazione di Wanda di Ferdinando, una lettura animata, dedicata e consigliata ai bambini, ma adatta a tutti. È l'occasione anche per supportare un altro tipo di progetto che è dedicato alle ragazze vulnerabili di Nairobi, con la quale appunto collaboriamo da diverso tempo con l'associazione Wanda di Ferdinando. Dove e a che ora si svolgerà l'iniziativa? Martedì 18 alle ore 21 presso il Bastione San Gallo.